Dal paragrafo 4.1, che ci dice che possiamo applicare la convenzione, passiamo al 4.2, che è quello che invece materialmente ci va a risolvere il problema. Il paragrafo 4.2 del modello OCSE, cui si rifanno tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni, prevede una serie di regole che sono dette in linguaggio tecnico tiebreakers o tiebreakers rule. Sono delle regole, e di fatto sono quattro regole in ordine gerarchico, che devono essere utilizzate per dirimere la problematica della doppia imposizione. Riprendiamo l'esempio che diviene più facile per me spiegare, per te comprendere come si fa a risolvere un problema di doppia residenza. Ok? Quindi, le nostre legislazioni, il paese A vuole tassarti su tutti i redditi del 2018, il paese B vuole tassarti su tutti i redditi del 2018, andiamo a prendere la nostra convenzione. La convenzione ci dice che un soggetto fisico, una persona, un contribuente, è considerato fiscalmente residente solo nel paese in cui ha una abitazione permanente. Questo è il termine che viene utilizzato dalla convenzione, abitazione permanente. Che cosa si intende per abitazione permanente non è definito all'interno del modello, all'interno della convenzione stessa, ma nel corso del tempo sia il commentario al modello, sia la giurisprudenza e le amministrazioni finanziarie dei rispettivi paesi sono comunque intervenuti sul tema, quindi è ragionevole la definizione che può essere utilizzata oggi per definire quella che è una abitazione permanente. Non ti faccio andare a leggere il commentario, te lo spiego io e facciamo prima. Abitazione permanente vuol dire disponibilità di un'abitazione, quindi fai attenzione, non devi essere il proprietario, non devi essere l'affittuario. L'importante per il fisco, per i fischi, cioè per le rispettive amministrazioni finanziarie dei paesi A e del paese B, è che tu abbia la disponibilità permanente di quell'abitazione. Per esempio, se tuo fratello che viveva all'estero ti ha messo a disposizione casa sua. Quindi risulta che tu ci vivi comunque tutto l'anno perché gli paghi le bollette, eccetera, eccetera. Oppure la tua amante o la tua compagna ha una casa e tu semplicemente vivi con lei, quindi non paghi nessun fitto, la casa non è tua di proprietà. Quella casa è considerata però in ogni caso come abitazione permanente. Ora che cosa succede? Quindi questa è la prima cosiddetta tiebreaker, è la prima regola che devi utilizzare per dirimere la problematica di doppia imposizione. Potrebbe darsi il caso che però tu non abbia nessuna abitazione permanente oppure che abbia due abitazioni permanenti. Per esempio, sei proprietario di una casa nel paese A, l'hai lasciata perché ci torni per le vacanze, non l'hai voluta allocare a nessuno e quella è considerata una casa a tua disposizione completa e contemporaneamente hai una casa a tua disposizione nel paese B. In questi casi di solito il fisco va a vedere dove vive la famiglia, però potrebbe darsi il caso che tu sia single oppure che la tua famiglia si sposti soltanto in un secondo periodo, quindi contemporaneamente hai una casa a disposizione. Magari intestata a tua moglie, non importa, è comunque nella tua disponibilità nel paese A, dove la tua famiglia continua a vivere con i figli per il corso del 2018 e contemporaneamente tu che ti sei avviato in questo trasferimento, magari la tua famiglia ti raggiungerà, hai però preso una casa in affitto nel paese B. Anche quella è considerata abitazione permanente, ok? Quindi nella misura in cui tu hai due abitazioni permanenti, una nel paese A e una nel paese B, si passa alla seconda regola. È proprio questo, è un ordine gerarchico. Abitazione permanente, ok, non ce l'ho in nessuno dei due paesi, ok, ce l'ho in tutti e due i paesi, vado al criterio B, alla cosiddetta seconda tiebreakers, che invece guarda al centro degli interessi vitali, che si dividono in interessi economici, patrimoniali e sociali, quindi l'amministrazione finanziaria va a guardare. Se sei possessore di beni, conti correnti, dove ce l'hai? Va a vedere quali sono le tue fonti di reddito e va a vedere dove vive la tua famiglia, dove si trovano i tuoi affetti. Se hai fatto le cose per bene, hai seguito il mio consiglio, probabilmente avrai spostato il centro degli interessi vitali già da prima di trasferirti. Ti sei messo in questa forma mentale, quindi sei riuscito a trasferire perfettamente la tua residenza nel paese B. Quindi il problema è risolto, come dire, l'analisi si ferma qui al centro degli interessi vitali, perché per quanto il paese A, quindi in questo caso l'Italia, possa contestare il tuo trasferimento di residenza come fittizio e non effettivo, tu sarai in grado di dimostrare che però il tuo centro degli interessi vitali è nel paese B, quindi ci hai portato la famiglia, quindi c'hai il lavoro, c'hai le tue fonti di reddito, i figli vanno a scuola nel paese B. Hai risolto il problema, non c'è bisogno di andare oltre, ok? Quindi abitazione permanente, ne ho due, non ne ho nessuna in tutti e due i paesi, vado al centro degli interessi vitali. Il mio centro degli interessi vitali l'ho spostato per bene nel paese B, non ho problemi,
non l'ho spostato bene dal paese A al paese B, continuano i problemi. Potrebbe darsi il caso, nel stesso esempio che abbiamo fatto prima, che la tua famiglia non ti ha seguito, non immediatamente, o magari è una causa di separazione in corso, però non si è ancora formalmente separato, e quindi non hai neanche la tua moglie, formalmente non ha neanche l'affidamento dei bambini. Tendenzialmente, quindi tu sei nel paese B, nella tua famiglia e nel paese A. Contemporaneamente, magari la tua fonte di reddito, perché sei un lavoratore dipendente, è nel paese B. Però nel paese A magari hai lasciato altre fonti di reddito, immobili in fitto, pensioni, polizze assicurative, eccetera, eccetera. Quindi in un caso del genere, in cui il centro degli interessi vitali non è equamente distribuito, o meglio, non è, è distribuito in maniera tale che non si capisce quale prevale, no? Che cosa prevale? Prevale l'aspetto economico, prevale l'aspetto effettivo, prevale l'aspetto patrimoniale. Questa è una cosa che è difficile decidere da soli, o che comunque è sempre molto opinabile, è sempre molto discrezionale. Quindi bisogna sempre fare molta attenzione quando si determina il centro degli interessi vitali, è sempre necessario perlomeno un consulente, se non addirittura una seconda opinione. Ok? Quindi potrebbe darsi il caso che però il fisco del paese A ti dice: guarda, per me tu hai il centro degli interessi vitali nel paese A, e il fisco del paese B ti dice: no, guarda, per me ce l'hai nel paese B perché 50 e 50. In questo caso, allora, il modello di convenzione contro le doppie imposizioni ci offre ancora un'altra via d'uscita, la numero 3. E ti ricordo sempre che l'ordine è gerarchico, quindi non puoi decidere tu quale utilizzare, ma devi andare dal vertice verso la base. Vertice, abitazione permanente numero 1, 2, centro degli interessi vitali, 3, la nuova tiebreaker rule, la numero 3, e il soggiorno abituale. Ossia, se non riusciamo a determinare il quoziente degli interessi vitali perché ce l'hai il 50% nel paese A e il 50% nel paese B, la nuova regola discriminante diventa il soggiorno, cioè tendenzialmente, detto volgarmente, dove hai dormito. Quindi si va a fare il computo, beh, questo sempre, no? È tanto importante sempre raccogliere le prove degli spostamenti, dei pernottamenti, se ci sono stati alberghi, se ci sono fitti, perché il soggiorno abituale è proprio un calcolo materiale, un calcolo in cui si va a vedere all'interno del periodo di imposta dove hai dormito di più, dove hai soggiornato di più, perché magari tu viaggi tantissimo per lavoro, quindi sei spostato dall'Italia alla Slovacchia, hai dormito 2 mesi in Italia, 3 mesi in Slovacchia, 6 mesi in India per lavoro, 1 mese in Australia, no? Ci sono chiaramente tantissime persone ormai che girano e non rimangono all'interno dello stesso territorio per tutto l'anno. Quindi il soggiorno abituale è proprio un computo tecnico, matematico, dei giorni che hai trascorso, pernottato direi quasi, all'interno dello stesso paese. Se poi però, quindi altro problema, potrebbe darsi il caso che tu hai soggiornato equamente lo stesso numero di giorni, 6 mesi nel paese A e 6 mesi nel paese B. Oppure tendenzialmente è 1 mese nel paese A e 1 mese nel paese B perché gli altri 10 mesi sei stato in giro per lavoro. Magari fai l'agente, il rappresentante, sei insomma, il dirigente di una farmaceutica, ti buttano in giro per convegni, eccetera, eccetera. In questo caso, quindi, neanche il soggiorno abituale riesce a risolvere la problematica di doppia imposizione, e se ne va di doppia residenza, dalla cui scaturisce comunque la doppia imposizione, e allora si va ad analizzare quello che è il quarto criterio delle cosiddette tiebreakers, che poi di fatto è l'ultimo, no? Quindi ordine gerarchico, ripercorriamolo, è sempre importante averlo bene in mente. A, abitazione permanente, B, centro degli interessi vitali, C, soggiorno abituale, D, l'ultimo, è quello della nazionalità. Ok? Quindi a quel punto l'amministrazione finanziaria alza le mani, ti chiede il passaporto. Sei italiano, quindi mettiamo che i paesi sono l'Italia e la Spagna. Se hai il passaporto italiano, vieni considerato fiscalmente residente in Italia. Se hai il passaporto spagnolo, vieni considerato fiscalmente residente in Spagna. Ma anche qui potrebbe esserci, ovviamente, come ce ne sono sempre, dei problemi, perché potrebbe darsi il caso, che tu abbia o il doppio passaporto, magari la tua moglie è spagnola e quindi ti sei fatto l'application per il passaporto spagnolo già da anni, o addirittura che tu non abbia il passaporto né quello italiano né quello spagnolo, perché magari sei un cittadino francese trasferitosi in Italia per lavoro, che poi ritrasferisce di nuovo la propria residenza fiscale. Quindi vedi da solo come in realtà le casistiche che possono verificarsi per un semplice, tra virgolette, trasferimento di residenza sono infinite. Ok, quindi e cosa succede se ho la doppia nazionalità o non ho nessuna nazionalità? A quel punto le due amministrazioni fiscali, quella del paese A e quella del paese B, fanno una cosa che si chiama collaborazione amichevole, cioè
si mettono insieme sul tuo caso specifico e cercano di mettersi d'accordo per determinare tra di loro chi debba tassarti. È chiaro che questo è un caso estremo, io perlomeno nella mia pratica professionale di 15 anni non l'ho mai visto succedere, quindi è un caso scuola, un caso di manuale, di solito io ho visto arrivare fino alla nazionalità, arrivare alla collaborazione amichevole veramente è difficile, potrebbe succedere e quindi è bene che tu lo sappia, però insomma se capita una cosa del genere vuol dire che tu sei estremamente ricco, cosa che io ti auguro, e ti sei andato a mettere in una situazione estremamente complicata probabilmente per questioni fiscali, insomma, perché poi le pianificazioni, perlomeno le pianificazioni che si rispettino, passano sempre da un concetto di, partono sempre dalla residenza fiscale. Cioè, per qualsiasi attività, una qualsiasi attività di pianificazione seria, di un qualsiasi pianificatore, di un qualsiasi commercialista, di un qualsiasi tax planner, devono passare dal concetto di residenza, sia personale sia delle società, ma questo è un altro discorso. Ok, per chiudere invece parlando, tornando un attimino al concetto delle tiebreakers, posso accennarti che non solo sono generalmente utilizzate nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, ma addirittura sono concetti ben noti all'interno anche dei regolamenti comunitari, quindi all'interno dell'Unione Europea addirittura vengono utilizzati anche nei trattati contro le doppie imposizioni sulle successioni. Perché esistono diversi tipi di trattati e di convenzioni, però le tiebreaker sono generalmente utilizzate poi fondamentalmente non solo ai fini delle imposte dirette e indirette, ma anche ai fini per indirette intendevo IVA, ma anche ai fini delle successioni e delle donazioni all'interno dell'Unione Europea.